Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Ho approfittato degli ultimi giorni di saldi per andare a fare un po' di shopping e vedere se c'era ancora qualche offerta interessante. Ed effettivamente ho trovato un po' di cose di make-up, sono stata anche da Tiger e poi sono andata in una gioielleria della mia città che vende anche bigiotteria e c'erano delle offerte veramente interessantissime, quindi ho comprato anche qualche bijou. Però cominciamo subito, comincio dal make-up. Vi faccio vedere che cosa ho preso. Dunque, la prima cosa è stato questo rossetto Ultra Last numero 01 di Essence. Il colore è questo, spero che riusciate a vedere qualcosa. Vi faccio uno swatch, è un marrone un po' particolare. Io l'ho preso questo perché mi sembrava un colore che possa comunque starmi bene, soprattutto nel periodo autunnale. Ve lo avvicino. Il colore è questo. Spero che riusciate a vedere qualcosa e mi piaceva perché è un marrone molto tenue, quindi mi sembrava proprio adatto al periodo autunnale. Poi ho preso uno smalto, questo è il numero 04 Holo Love. Questo è quello smalto, diciamo, con i brillantini che dovrebbe fare quell'effetto un pochino cangiante a seconda della luce del sole. Il colore è questo rosa, ho preso questo. A proposito di smalto, vi faccio vedere l'effetto che ho creato con le unghie. Ho fatto questo smalto un po' marmorizzato, bianco e azzurro, perché mi ricordava molto il mare, quindi mi sembrava molto carino e approfitto per farvelo vedere, però in questo caso ho utilizzato gli smalti di Kiko. Apro una piccola parentesi, scusatemi per i rumori di sottofondo, sentite parlare, sentite delle urla di bambini, perché fa molto caldo e devo tenere le finestre aperte, quindi ovviamente per la strada passano e fanno rumore. Chiudo la parentesi sul rumore. Ho preso poi un lip gloss, questo qui, lo smoothie gloss al colore, diciamo, di uva, questo qua, e questo mi piaceva, era carino, è un colore così, vedete che è viola, vedete? Poi in realtà quando lo mettete sulle labbra è molto leggero, insomma lucida le labbra ma non colora più di tanto, però insomma mi sembrava comunque carino, poi aveva un packaging carino perché mi piaceva con il grappolo d'uva fatto così e quindi me lo sono comprato, poi costava veramente pochissimo quindi ne ho approfittato. Poi ho preso altre due cose per le unghie che non ho mai provato e sono praticamente i Metal Shock, questi qua, sono quei diciamo pigmenti che voi andate a mettere sull'unghia e che poi dovrebbero fare l'effetto specchio. Allora, questa è la polverina, spero che vediate qualcosa, questa è la polverina che voi andate a mettere sull'unghia, quindi praticamente basta una base di smalto trasparente, mettete questa polverina, aspettate che si asciughi e poi andate a mettere uno smalto specifico che è questo, il Metal Shock Top Coat, sempre di Essence, e io ho preso tutto il completo, diciamo, quindi anche questo, e ho preso due colori, questo è sul viola e poi ne ho preso un altro sul verde, così. La polverina all'interno è identica, è veramente identica. Io spero che poi effettivamente il colore venga diverso. È una cosa che non ho mai provato ma che mi incuriosiva tantissimo provare, sono questi due. Se vi interessa vedere che cosa succede, perché sarà assolutamente un esperimento per me, fatemelo sapere nei commenti, perché magari quando lo provo faccio anche il video, così lo proviamo insieme e vediamo direttamente insieme che cosa succederà e se davvero viene fuori questo effetto specchio. Quindi eventualmente scrivetemelo nei commenti, tanto comunque penso che lo proverò magari tra una settimana, insomma più o meno quel periodo lì, quando comincerà quello che ho adesso sulle unghie a sbeccarsi, lo toglierò e proverò quello, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, eventualmente me lo fate sapere così lo faccio e faccio anche il video. Poi ho preso una palette di Catrice che mi è piaciuta tantissimo, è l'Instant Glam, questa qui, non so se la conoscete, e ha queste tonalità di colore che io trovo veramente bellissime. Praticamente ha all'interno 8 colori, perché questi sono simili ma hanno sfumature comunque diverse. Io ho già voluto provare questo qui, quello più sul rosso e sul rosa, che ho in questo momento sugli occhi, ma io mi rendo conto che vedrete pochissimo perché la luce non è adatta, ve lo ripeto sempre, però mi piacevano veramente queste tonalità di colore, quindi non vedo l'ora di provare anche gli altri. E anche questa è
era in mega offerta, quindi quando l'ho vista l'ho presa subito. Passiamo adesso agli acquisti bijou e poi vi faccio vedere le cose di Tiger. Dunque, la prima cosa che ho preso a 3,99 euro sono stati questi orecchini. Questi qua a forma di goccia, così con questo colore un po' sul, diciamo, quel dorato che tende un po' al rosso. Insomma, mi piacevano molto e ho preso questi. Poi sono andata in gioielleria e c'erano dei bijou veramente interessanti a prezzi bassissimi. Tenete conto che erano degli sconti che andavano oltre l'80%, perché io ho pagato 8 euro entrambe le cose che sto per farvi vedere, quando in origine costavano quasi 100, quindi comunque veramente degli ottimi affari. Ho preso questo ciondolo a forma di elefante, aspettate che ve lo faccio vedere meglio, eccolo qua. A me piacciono tantissimo gli elefanti e quindi quando ho visto questo costava solo 8 euro me lo sono presa subito. È una collanina a girocollo, il ciondolo è piccolino, vi faccio vedere così in modo molto generale come mi sta, vedete, è così, quindi è piccolino, però mi piaceva veramente tantissimo. Poi qui ha praticamente il brillantino, dove dovrebbe esserci l'occhio, c'è il brillantino, e anche questo ha questo colore un po' tendente al rosso, che comunque si può abbinare abbastanza agli orecchini che ho preso, perché comunque il colore più o meno ci può stare. Poi ho preso un altro ciondolo, sempre allo stesso prezzo, 8 euro, a forma di stella. Questo ha il laccetto nero, quindi è una cosa, diciamo, leggermente più sportiva, se vogliamo. Però mi piaceva veramente tantissimo questa stellina qua. Ecco, questa è leggermente più grossa, vedete, sta così. E anche questa mi piaceva tantissimo. Poi a me i ciondoli, i bijou, gli orecchini, insomma, lo avrete capito, mi piacciono tantissimo, quindi quando vedo qualcosa che costa anche poco sono ancora più contenta e di solito me lo compro. Poi ho preso un altro ciondolo, questo è un ciondolo a forma di U, che in realtà per me non ha nessun significato, però io l'ho preso perché costava 1 euro soltanto e mi serviva il laccetto nero, questo qua, perché ho dei ciondoli sfusi e quindi insomma ho preso questo perché era quello comunque che costava meno, anche se c'è questa lettera U, che in realtà non so bene come utilizzerò, perché veramente non ha nessun significato, non c'è nessuno che io conosco che abbia un nome che inizia con la lettera U, quindi vabbè, lo terrò così. Comunque ho preso poi anche questo. E adesso passiamo agli acquisti di Tiger. Ho preso delle cose veramente carine, mi sono piaciute tantissimo, e anche delle cose mangerecce. Cominciamo però dalle cose non alimentari. Dunque, ho preso dei bigliettini da mettere sul pacchettino regalo, che sono questi, però questi sono bigliettini un po' particolari, ve ne apro uno e ve lo faccio vedere. Non è il semplice bigliettino, diciamo, di carta, così come può essere, questo è un bigliettino che ha qui un adesivo. Nel momento in cui voi lo aprite e lo andate ad attaccare qua, diventa così. Quindi è molto carino e secondo me era veramente originale. Siccome ho un po' di compleanni, volevo utilizzare appunto questi da mettere nei pacchettini. E l'ho trovato veramente molto molto carino e molto originale. Poi dietro potete scrivere ovviamente il nome. E questa era una cosa che mi sembrava carina. Poi mi serviva un temperamatite, perché a dire la verità io sono entrata da Tiger pensando mi serve solo il temperamatite, non comprerò nient'altro, invece poi ho preso anche altre cose, come succede sempre quando entro da Tiger. Comunque mi serviva il temperamatite, e secondo voi io potevo prendere un temperamatite normale? No, ovviamente no, quindi ho preso questo. È un temperamatite a forma di naso, voi praticamente mettete la matita all'interno della narice e la temperate. E questo è un temperino veramente particolare che mi piaceva tantissimo, mi sembrava simpatico, ironico. Quindi, insomma, io non potevo non avere questo temperino, quando l'ho visto ho preso subito questo senza nessun dubbio. Poi ho preso l'ultima cosa non alimentare, poi passiamo alle cose alimentari, questo libretto. Questi sono quei libretti che fanno parte di quella categoria di libri antistress da colorare per adulti, e questo ha dei mandala, delle cose particolari, vedete dietro ci sono questi disegni qua, ve lo faccio vedere aperto, praticamente voi vi trovate dei mandala che potete colorare come meglio volete. Spero che riusciate a vedere qualcosa perché c'è una luce che sta abbagliando tutto, spero che qualcosa si veda.
Comunque, insomma, questa è una delle mie attività rilassanti. Quando io sono stanca, stressata, comunque ho voglia di rilassarmi 5 minuti, prendo le matite colorate, questi libretti qua, per adulti, quindi con disegni un pochino più complessi rispetto a quelli per bambini, con i mandala e tutto, e li coloro. È un'attività rilassante, economica e che veramente mi rilassa tantissimo. Poi magari farò un video su questo argomento perché ho un po' di libri di questo genere che volevo mostrarvi. Comunque, adesso passiamo alle cose da mangiare. Ho preso un lecca-lecca a forma di ananas. Questo l'ho preso perché è veramente decorativo. Sta benissimo, secondo me, nella cucina, è molto carino. Poi, vabbè, a me piace anche l'ananas, però comunque è una di quelle cose che secondo me vanno a decorare la cucina. E ho deciso di prenderne due, quindi uno per me e uno l'ho preso anche da abbinare al pacchetto regalo del compleanno di mia cugina. Le ho fatto un regalo e volevo abbinare questo al pacchettino perché secondo me è decorativo e sta bene con il tipo di bigliettino che vi facevo vedere prima. Quindi insomma ne ho preso due e lo abbinerò al pacchetto regalo. Poi ho preso i grissini ai semi di sesamo e di papavero, che sono questi. Non li ho ancora assaggiati, non li ho ancora aperti, però mi ispiravano tantissimo e volevo assaggiarli perché a me tutta la roba con i semi di lino, di papavero, di sesamo, eccetera, mi piacciono anche le cose integrali, quindi tutte queste cose un po' strane di solito a me piacciono. E poi ho preso una cosa golosa che volevo assolutamente provare perché mi incuriosiva e sono le cannucce al cioccolato. Mi incuriosivano da tantissimo tempo, c'erano anche alla fragola, però io le volevo al cioccolato. Sono praticamente quelle cannucce che voi andate ad inserire all'interno della vostra bevanda, che di solito è latte o cappuccino, insomma qualcosa che si abbini bene con il cioccolato, e man mano che praticamente bevete la vostra bevanda con la cannuccia, questa si dovrebbe insaporire di cioccolato e poi mangiate anche la cannuccia, penso, perché comunque è una barretta di cioccolato, se non ho capito male. E mi incuriosiva veramente tantissimo, quindi queste domani mattina mi farò il cappuccino per colazione e proverò una di queste. E spero che non mi deludano perché mi attirano e insomma vederle anche così mi attira anche il packaging, era proprio una cosa che volevo provare. Questi sono stati i miei acquisti, fatemi sapere nei commenti se anche voi in questi ultimi giorni di saldi avete trovato ancora qualcosa, ancora qualche offerta. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.